Buongiorno da Vittim News. Oggi 2 maggio è Sant'Atanasio ed è la giornata mondiale dei blogger, o meglio World Bloggers Day, nata per celebrare i protagonisti dell'evoluzione della comunicazione. La giornata ha degli obiettivi che vale la pena di ricordare, strettamente legati all'inalienabilità della libertà di espressione. Risalgono al 1997 i primi tentativi, tutti americani, di ritagliarsi uno spazio personale sul web dove poter parlare liberamente delle proprie passioni o concedersi riflessioni su quanto ci circonda. L'entusiasmo d'inizio 2000, che riteneva i blog rivoluzionari dal punto di vista comunicativo, negli anni si è andato placando anche a causa dell'avvento dei social network. Ma è innegabile che questi personalissimi siti online abbiano apportato un contributo fondamentale nel rinnovare la modalità comunicativa sul web e nel difendere la libertà di espressione. È proprio per ricordare questi due aspetti che nel 2010 nasce a Cebu, Filippine, il World Bloggers Day. Celebrare l'inalienabile facoltà di espressione è una priorità da non sottovalutare, se si considera che non pochi blogger sono morti per difendere fino alla fine la propria libertà di parola, denunciando violenze e soprusi spesso taciuti dai media tradizionali. Tra questi si trova Omid Reza Mirzayafi, blogger e giornalista iraniano morto alla soglia dei 30 anni mentre era incarcerato per quanto pubblicato. Come lui anche Zakaria Rashid Hassan al-Sayiri, del Bahrain, ucciso dopo solo 7 giorni di arresto. O il brasiliano Edinaldo Filgueira, assassinato da uomini armati all'uscita dal lavoro a causa delle critiche pubblicate nei confronti del governo locale.